Perché? Ok, come da tradizione, vediamo cosa possiamo trovare qui. Ah, ecco, le scintille di questa stella luminosa appaiono prima del suo passaggio. Grazie a questa bobina, notiamo che Luca emerge dietro la barca, ma qui vola come se fosse emerso a sinistra di questa. Il grammofono è appena caduto nell'acqua, ma intanto si è già allontanato di 5 metri. Oh, i pesci dove sono? Il pescile è vuoto! No, no! Sì, ok, l'ambientazione è figa. Luca è tipo un pastore marino e le triglie sono tipo delle pecore. Ma la cosa diventa insensata quando comprendiamo che non c'è un cancello o una recinzione. Quindi non capisco come dovrebbe funzionare la cosa. Oh, Giuseppe! Wow, è un orologio sveglia che non c'era in nessuna delle riprese precedenti ed è comparso solo qui. Buongiorno! Buongiorno! Luca! Due minuti di ritardo, c'era una barca, eh? Luca per tantissimo tempo ha nuotato con le pecore per andare verso i campi di alghe, ma intanto ha sentito la madre chiamarlo come se la casa fosse qui dietro l'angolo. Due minuti di ritardo, c'era una barca, eh? Ti sei nascosto? Sì, ma... E se è sul serio, la casa è vicina e Luca si è solo fatto un giro panoramico della fauna marina ed è tornato indietro? Perché la madre gli chiede della barca se può vederla benissimo anche lei? Cosa? O mostrarti dispiaciuto! Lei coglie ogni insicurezza. In mezzo alle inquadrature, Luca si gira verso la cinepresa e si allontana dal padre. Mangia, Luca. Forza, sarebbe bello battere i branzini. Tieni, e ora torna al lavoro. Gli americani non conoscono affatto le famiglie italiane. Nessuna mamma lascerebbe andare via suo figlio dandogli solo un piccolo pacchettino di erba, avendo tutto questo cibo a tavola. Per non parlare della nonna. Cosa? Ma che fai? Alberto trascina Luca verso di sé, ma quest'ultimo si è impressionato così tanto di questa azione che il suo cervello ha tagliato fuori Alberto dai sensi visivi. Luca si allontana di qualche metro dal posto in cui fu tirato inizialmente. In più, il casco da sub è svanito nel nulla in questa ripresa. No, è sbagliato e non dovrei neanche essere qui. Di nuovo. Ok, che l'acqua rinfrange la luce, ma è impossibile che Luca non potesse essere visibile da questa inquadratura. Comunque tantissime persone guardano i video senza essere iscritti al canale, il che mi rende abbastanza triste. Ma se vuoi che i video escano più spesso, lascia un mi piace, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere nulla. Ti ringrazio in anticipo. Luca guarda in un modo come se fosse in grado di vedere cosa sta succedendo sulla sua schiena e sulla testa. Ora provateci a guardarvi la testa. Bellissima questa texture su cui si poggiano le pietre, direttamente dai giochi degli anni 2000. È tutto molto meglio in superficie. Che altro? Il cielo, le nuvole, il sole. Wow, non guardarlo. Sì, la luce solare arriva meno intensa in profondità dell'acqua, ma ciò non significa che gli esseri marini non abbiano mai visto il sole, le nuvole o il cielo. I gabbiani erano sullo stesso livello, ora quei tre alla destra dei ragazzi stanno molto più indietro rispetto al gabbiano solitario sulla sinistra. Azione degli umani? La vespa! Wow. Luca, guida tu! Vai! Luca, con una sospetta precisione, immagina com'è andare su una vespa, anche se tutto quello che sa è come appare sul poster e dalle parole di Alberto, ma non può conoscere il suo rumore, il suo andamento, come deve accelerare quando Alberto lo incita ad andare più veloce, eccetera. La fisica non esiste in questa scena. I ragazzi stavano andando nella direzione della barca, quindi dovevano sentirla molto tempo fa. Ma quale acqua? Wow, seriamente hanno disegnato l'ombra nell'ombra. Sul serio, hanno creato un capolavoro e poi mi sbagliano una cosa così banale. Ah, e oltre al fatto dell'ombra nell'ombra, qui vediamo che la testa di Luca è all'ombra. Ma nonostante questo, lascia comunque cadere l'ombra dietro di sé, come se fosse illuminata dal sole. Ma il gelato è fatto dell'acqua, perché i capelli non si trasformano? La radio a quanto pare è incollata al sedile. Pericoloso, andiamocene via.
L'idolo di Porto Rosso in arrivo. Classico errore di distrazione. Luca lascia cadere il gelato per terra, ma un attimo dopo scompare nel nulla, poiché non serve più per la trama. Dermi pappare un mega panino? L'antenna della radio era tirata, ma dopo la caduta del pallone l'antenna non c'è più. Mentre nella ripresa successiva scompare anche la radio. Santa mozzarella, sguardo in alto! Se guardi in basso è normale che cadi. Sta cadendo perché da poco ha imparato a camminare, non sa tenere l'equilibrio e non sa gestire il peso e la gravità. E soprattutto perché non sta girando i pedali, quindi cadrà a terra a prescindere che stia guardando in alto o in basso. Sfigati! Sfigati! La tavola di legno era dietro alla bici, ora sta alla sua destra. Qualunque cosa nuoti. Hai visto il giornale di oggi? Oh, quella foto è una bufala, papà! A giudicare da questa lavagnetta, il padre ha già parlato alla figlia dei mostri marini, ma per chiarire la sua posizione agli spettatori, l'hanno mostrato di nuovo. Durante tutto il film, i ragazzi devono asciugarsi per assumere sembianze umane. Ma in questa scena la cosa è diversa, poiché i due si trasformano in umani non appena escono fuori dall'acqua. Mi sono venute le scaglie d'oca! Accidenti, sei una furia! Scusa, sono sulle spine! No, ne avevo bisogno. A giudicare dalla reazione, questa è stata la loro prima uscita in superficie. Ma intanto camminano senza problemi come se lo facessero da sempre, sebbene Luca abbia dovuto imparare a camminare per un po'. Oh, eccovi qua! Buongiorno! Tutto intorno è asciutto, persino i cuscini su cui dormono i ragazzi. Ma intanto le foglie sono super bagnate come se fosse passata una tempesta. Ma io sì, so riconoscere mio figlio quando... Giovani di Porto... Tutta questa folla di bambini è scomparsa nel giro di 5 secondi. Non capisco perché i grafici abbiano accentuato l'attenzione proprio sulla grande quantità di bambini in piazza per poi farli scomparire tutti. Campione è arrivato! Ciao, ciao! Corchio, Ercole. Signora, ho solo 16 anni. Campione della Porto Rosso Cup, punto primo e punto secondo. Non riesco a capire come mai un verginello minorenne controlla e terrorizza tutta la città. Ok, se magari si limitasse a bullizzare i più piccoli, ma lo fa anche con i poliziotti, con gli organizzatori e con tutti gli adulti. Ehi, la palla! Calciala! Ok, facciamo un calcolo. La massa della palla è di circa 400 grammi. Una bambina peserà sui 30 kg. Non posso calcolare l'esatta velocità del volo della palla, ma supponiamo che la bambina sia volata a una velocità di un metro al secondo. Quindi per colpirla in questo modo, la palla doveva andare 75 metri al secondo, cioè circa 300 km orari. Per fare un esempio pratico, i calciatori migliori al mondo tirano il pallone a una velocità di 100 km orari. Oltre a ciò la ragazza è volata in alto, nonostante dovesse andare all'indietro, sbattere la testa vicino al bordo della fontana e morire. Mi è venuta un'idea! Oh, tesoro! Ehi ragazzi, posso... Ma i genitori lo capiscono che se trovano Luca in questo modo, si trasformerà in un mostro davanti agli occhi di tutto il porto, in una cittadina dove sono fissati con la caccia ai mostri marini. Dei veri geni, mi dicono. Una luna più grande no, eh? Perché l'avete fatta così piccola? Fossi voi la farei spiccicata su tutto il cielo che non si vedrebbero manco le stelle. Quello è Saturno, è il mio preferito. Un Saturno in 4K Full HD in un telescopio da 2 euro degli anni 50. Puoi tenerlo? Se guardiamo il movimento della mano di Giulia, ha scritto la L, poi la U, mentre C e A sono comparse dal nulla. Dopo il primo risveglio, in questa casetta sull'albero, era chiaro che è troppo rischioso rimanere a dormire qui. Ma i ragazzi continuano a farlo, nonostante possono essere annotati e uccisi durante il sonno. La caffeina funziona, ma qui il suo effetto è stato amplificato di 100 volte, come se Giulia ci avesse messo degli steroidi. Dobbiamo vincere la Vespa e andarcene. Io voglio andare a scuola. Durante tutto il film non riesco a comprendere la vera motivazione di Luca. All'inizio tutto sembrava andare in modo lineare. La principale motivazione di Luca era la sua libertà e la Vespa ci fungeva da simbolo. Ma poi d'un tratto è cambiato completamente, fregandosi dei piani costruiti con l'amico e volendo d'un tratto andare a scuola con Giulia. Quindi qual è l'insegnamento di questo film d'animazione? Sii egoista e fai solo quello che ti va di fare in quel momento. Dov'è Alberto? È andato via, signor Marcovaldo. Magari è così, ma a tentar non nuoce. Luca ha detto queste chiare parole. Alberto è andato via. Qual è il senso di andare a cercarlo se questa frase lascia intuire che Alberto è andato via dalla città? Vabbè, ma era solo per togliere il padre di mezzo e lasciare che Giulia scoprisse il segreto di Luca. Ma potevano inventarsi un motivo più serio. Ah!
Per indossare questa attrezzatura da sub degli anni 50 serve un team di persone qualificate e vari attrezzi di fissaggio. Qui Luca indossa il casco semplicemente attaccandolo alla tuta. In tutto ciò Luca non ha con sé una bombola di ossigeno, ma gli adulti comunque lo lasciano affogare sul fondo del mare. Non ci crederò mai che nessuno lo abbia visto in questo momento. Indossando questa attrezzatura strana, la gente non farebbe altro che fissare lui. Ci impieghi mezz'ora per indossare l'attrezzatura da sub e ci metti lo stesso tempo per toglierla. Ma Luca l'ha fatto nel mentre il gatto Nasse è sotto la tavola. Fake! Fake! Resta dove sei! Alberto! Alberto, stai correndo su un terreno molto umido, ma i tuoi piedi non si trasformano. Fake! Fake! Signora Marsigliese? Tecnicamente, legalmente, sì, hanno vinto. Qui la bicicletta sta vicino alla linea, sebbene poco prima stesse molto più lontano. Tetti che vite! Guido? Ciccio! Ups! Un finale bruttissimo. Una cittadina che da secoli cacciava i mostri marini, d'un tratto ha deciso di accettarli. Fine, non c'è niente più. Non c'è stato nessun ragionamento sensato che giustificasse l'improvviso cambio di mentalità degli abitanti. Solamente le azioni del papà di Giulia hanno un senso, poiché ha conosciuto i ragazzi, ci ha vissuto insieme e ha capito che sono bravi ragazzi. Mentre gli altri non li conoscono affatto, ma d'un tratto decidono di accettarli giusto perché serve un finale felice. Anche la rivelazione delle due anziane è priva di senso. Ok, vivono qui con gli umani da un sacco di anni, ma intanto non hanno fatto nulla per combattere questa mentalità razzista verso i loro simili e pensavano solamente a mangiare gelato. Che bella lezione di vita da egoista. Fake!